Sono Anna Patera, il direttore del settore mosaico e commesso. In questo laboratorio restauriamo opere realizzate con la difficile tecnica del commesso in pietre dure, ma anche con altre tecniche affini, come per esempio la scagliola, l'intarso lapideo e il mosaico in tessere lapide e in pasta vitrea. Spesso operiamo in collaborazione con altri settori dell'opificio quando interveniamo su opere polimateriche che presentino elementi in pietra dura, ma anche materiali naturali pregiati, come per esempio l'avorio, l'ambra o la tartaruga. Ci può capitare di spostare la nostra attività al di fuori di questo laboratorio, come nel caso di sopralluoghi conservativi, cantieri, corsi di formazione, sia in Italia sia all'estero. Il restauro del mosaico è stato il primo ambito di intervento verso il quale si è rivolta l'attività dell'opificio delle pietre dure fra 800 e 900, anche se ovviamente nel tempo è cambiato l'approccio metodologico agli interventi conservativi e sia questo in fase di progettazione che in fase di esecuzione, perché ci avvaliamo sempre di più del supporto degli esperti scientifici dell'opificio, così come anche sono cambiati i materiali di restauro. Sono Francesca Toso, restauratrice di beni culturali. Nel nostro laboratorio ci occupiamo di molteplici problematiche in relazione alle differenti tipologie di opere su cui interveniamo e in relazione ai diversi fenomeni di degrado a carico dei materiali costitutivi. In particolare nel piano di scagliola che ho qui di fronte a me, prima del restauro erano presenti consistenti depositi di varia natura e numerose macchie di diversa origine. Sono Federica Cappelli, restauratrice di beni culturali. In questo settore viene studiata e tramandata la tecnica del commesso in pietre dure, che consiste, come suggerisce lo stesso nome, commesso dal latino committere, ossia mettere insieme, nel realizzare sezioni lapide, talvolta piccolissime, che vengono appunto accostate, messe insieme, a realizzare rappresentazioni geometriche, naturalistiche o anche figurate, con una tale precisione, un tale dettaglio, da meritare l'appellativo di pittura di pietra.